Questa sera affrontiamo altri due temi che fanno parte integrante, che sono parte integrante degli studi relativi al nuovo piano regolatore. Naturalmente, quando si fa uno strumento di pianificazione territoriale, non ci si può esimere da quelle che sono le analisi e la conoscenza del territorio. E l'analisi e la conoscenza sta nel andarne a valutare le caratteristiche dal punto anche idrogeologico e geologico. Per i nostri territori, che poi sono particolarmente sensibili a riguardo, questi diventano delle tematiche fondamentali per quello che è il rispetto di una delle invarianti che noi abbiamo messo nella delibera delle direttive, ovvero la sicurezza del nostro territorio. La messa in sicurezza, che vuol dire anche iniziare a prendere delle decisioni relativamente a quelle che sono delle zone storicamente caratterizzate dalla presenza di determinati fenomeni, che in questi anni hanno visto sviluppare strumenti di approfondimento come Empile e che vengono integrati dagli studi come quelli che appunto corredano il piano regolatore, e di conseguenza andare a farli diventare parte integrante a tal punto di condizionare quelle che sono le scelte della pianificazione e la normativa che la sostiene. Abbiamo i professionisti che hanno redatto i due strumenti. Abbiamo quindi una prima parte nella quale verrà sviluppata la parte della studio idraulico e poi la parte geologica. Ci parleranno prima il professor Nicolini e poi il professor Contratti, che appunto spiegheranno quello che è il lavoro fatto in supporto e, al piano, e come questo si sposa in un'ottica unica, perché hanno lavorato tutti in gruppo, in modo da avere una lettura coordinata di quelle che sono le caratteristiche di Pordenone, del territorio comunale. Quindi, senza approfondire ulteriormente, indugiare ulteriormente nella presentazione, passo la parola al professor Nicolini per quanto riguarda la parte idraulica.